Come trovare lavoro dopo l'università? Vi siete laureati da poco o a breve vi laureate? Dovete trovare il primo tirocinio o il primo lavoro e non avete la più pallida idea di come fare. Ci sono passato anche io, tranquilli, si risolve tutto. E oggi andiamo a vedere come ho fatto e tutte le cose che ho imparato da me e dai miei amici. Io mi sono laureato in economia e marketing a settembre del 2020, ma gli ultimi 6 mesi del percorso di laurea erano liberi. Quindi, sapendo ciò, già a dicembre 2019 avevo intenzione di trovare un lavoro dopo. Ma come ricordate, a febbraio 2020 era scoppiata la pandemia, quindi fu molto difficile trovare un lavoro. Ma nonostante ciò, sono riuscito a fare molti colloqui in aziende come Uber, Unilever, Satispay, Lime, L'Oreal e alla fine riuscii a trovare lavoro tra una di queste. Oggi vi spiego come ho fatto e tutte le cose che ho imparato in questo percorso. Il video sarà diviso in 3 parti. Nella prima parte andiamo ad analizzare come capire il mercato del lavoro e sfruttarlo rispetto ai nostri studi. Nella seconda parte parlerò di tutti i consigli per ottenere il colloquio di lavoro nell'azienda dei vostri sogni e infine andrò a dare una prospettiva realistica di quanti curriculum dovrò mandare prima di trovare il lavoro dei miei sogni. Quindi rimanete fino alla fine per scoprire tutti i segreti del mondo del lavoro. Ciao, io sono Shadi e questo è il canale di Leggiao. Qui vi parlo di libri di saggistica, carriera lavorativa, apprendimento delle lingue e tante cose che mi interessano. Quindi, se siete interessati, vi chiedo di iscrivervi al canale e mettere like al video. Punto 1. Esaminare la situazione. Nel momento in cui dobbiamo cercare lavoro post università, ci troviamo di fronte a migliaia di annunci tra LinkedIn, Glassdoor, Indeed e tanti altri siti. Quindi diventa difficile capire che cosa vogliamo fare, in quale azienda, in quale città e ci sono tante domande a cui dobbiamo inizialmente risponderci. Il primo punto è capire dove vogliamo lavorare, in quale azienda, in quale settore, in quale città e tirare una lista delle prime 10, 20, 30 aziende dove vorremmo lavorare. In questo caso può essere non solo delle aziende ma anche dei settori. Ad esempio, se io voglio lavorare nella moda, non è detto che debba lavorare in un'azienda di moda, ma posso anche lavorare in un'agenzia che ha contatto con aziende di quel tipo. Il punto 2 è capire come possiamo coincidere il nostro background universitario e professionale con quella tipologia di azienda o settore. Se ad esempio ho studiato finance e voglio andare a studiare investment banking, il match è abbastanza facile. Ma in un esempio estremo, se ho studiato lettere e voglio andare a lavorare in investment banking, comincia a essere un po' difficile. Ma ad esempio potrebbe essere magari fattibile iniziare a lavorare in investment banking nel dipartimento di public relationship o marketing. Quindi capire questo potenziale match è un primo passo. Punto 3. Quali possibilità ci sono come tirocinante o primo lavoro nell'azienda o nel settore a cui ambisco? Ad esempio è importante capire se quell'azienda fa dei tirocini regolari, quando ci sono, ad esempio in investment banking ci sono le summer internship, mentre molte altre aziende fanno dei tirocini ricorrenti di 6 mesi. Un'altra possibilità ad esempio sono i graduate program, quindi dei percorsi da un anno e mezzo dove si lavora in diversi dipartimenti nel corso del periodo e dopodiché si sceglie uno o ci si mette d'accordo con l'azienda. E infine il quarto punto di questa sezione è capire i neoassunti di quell'azienda o di quel settore che tipologia di lavoro fanno, quindi andare a capire quale job title hanno, come hanno iniziato, che tipo di background hanno, quindi che cosa banalmente hanno studiato, e quindi vi danno un po' un benchmark su quello che voi potreste fare o capire da quale porta è più probabile che riuscite a entrare in quel settore o azienda. Nella seconda parte è importante andare a capire qual è il vostro obiettivo, che non è banale, quindi dov'è il posto dei sogni o ideale, in quale città e quale tipologia di ruolo. E quindi è importante capire che in realtà vi serve solo un lavoro. Potete sì quindi mandare 10.000 curriculum, ma in realtà il lavoro che vi serve è uno. Quindi idealmente voi potreste mandare un curriculum, fare un colloquio e essere assunti. Chiaramente questo è molto difficile, quindi capire qual è il vostro obiettivo e poi andare a scindere il problema o la soluzione diventa fondamentale per poi arrivarci. Nella ricerca e nell'ottenimento di un lavoro ci sono 2 step fondamentali. Il primo è quello di ottenere il primo colloquio, quindi siete tra virgolette in competizione con 5.000-10.000 persone in base quindi al lavoro che volete fare e a quanto l'azienda è ambita e quindi quanta concorrenza c'è. E il secondo step è quindi dopo aver fatto il primo colloquio, quindi fare tutti poi 2, 3, 5, 10 colloqui per poi ottenere il lavoro. Oggi quindi ci andiamo a focalizzare sulla prima parte di questa ricerca, quindi sull'ottenimento del primo colloquio. Lo strumento più potente che avete è il vostro CV. E qui ci sono 7 step che secondo me vanno fatti per aumentare le chance di ottenere questo benedetto colloquio. Il primo è la revisione grammaticale, quindi non ci devono essere errori di qualsiasi tipo, questo è banale ma
va ricordato. Il secondo è quello di partire dalle esperienze lavorative in cima per poi scendere e parlare di università, liceo o esperienze. Terzo punto è quello di mantenere tutto in una pagina. Ci sono persone che ho visto con 5-10 anni di esperienza che hanno mantenuto il CV con una pagina. Questo per ricordare che il CV ha una funzione di attirare l'attenzione del recruiter e non di scrivere tutto quello che avete fatto nella vostra vita. Punto 4, ed è collegato al fatto di essere in una pagina, utilizzare un formato CV che sia apprezzato nel mondo del lavoro. Questa tipologia di formato rimane il più sicuro, comunque nelle sue poche varianti. È abbastanza piano, infatti i bordi sono molto piccoli, ci sono bullet point e quindi riuscite a massimizzare lo spazio, andare dritti al punto e anche per quanto riguarda, diciamo, revisioni automatiche che possono essere fatte, è ben leggibile. Chiaramente se volete andare sul sicuro, questo sicuramente funziona, c'è il link in descrizione per scaricarvelo e poi adattarlo alle vostre esigenze. Punto 5, LinkedIn, quindi al pari del CV anche il vostro profilo LinkedIn deve essere pulito, curato e sistemato, magari ci sarà una sezione a parte su questo. Punto 6, rendere privati i vostri social, quindi se siete molto attivi su storie o post, ma soprattutto su Instagram, è consigliabile renderlo privato, questo perché molti recruiter vanno a vedere che persona siete, quindi per non creare bias o pregiudizi è meglio evitare. Punto 7, che vi dà sicuramente un boost rispetto alla competizione, usare il metodo XYZ, quindi invece di descrivere quello che avete fatto in modo grossolano, dare una metodologia, quindi ho fatto X che è stato misurato in una maniera Y e ha portato un impatto di Z. Quindi invece di dire ho fatto il presidente in un'associazione universitaria, possiamo dire sono stato selezionato tra 100 persone per essere il presidente per 12 mesi e questo mi ha permesso di sviluppare delle tecniche di leadership e altre cose, insomma, che avete fatto. Quindi, sistemato il vostro curriculum, è tempo di mandarlo. A questo punto però il consiglio è di dividere i posti in cui vorreste lavorare in due categorie: i vostri preferiti, quindi magari top 5-10, e tutti gli altri. Se per quest'ultimi potete mandare il curriculum e vedere, insomma, come va, può essere anche utile per fare un po' più di pratica rispetto magari a potenziali primi colloqui. Sui primi il consiglio è quello un po' di aspettare il momento giusto. Questo perché nel momento in cui mandate un curriculum e non venite selezionati, un po' vi bruciate il posto per i prossimi 6 mesi, un anno. Quindi per massimizzare le vostre chance di lavorare nel vostro posto preferito o nell'industria che desiderate, vi do 4 consigli. Il primo è quello di cercare di adattare il vostro curriculum alla job description del lavoro, quindi mettere magari delle parole chiavi e adattare quel curriculum a quello che c'è scritto poi nella descrizione della mansione. Punto 2, rispetto a quello che ci siamo detti prima, quindi alla estrema concorrenza che c'è soprattutto in questa fase, farvi notare diventa un differenziale importante. Molto spesso ci sono dei career day dove ci sono delle aziende che appunto cercano neolaureati o comunque persone che hanno poca esperienza, o career day virtuali, e alcuni infine sono addirittura organizzati dall'università. Il terzo consiglio è quello di trovare un referral. Per chi non lo sa, il referral è un po' simile al concetto di invita un amico, cioè una persona all'interno di un'organizzazione ha la possibilità di raccomandare un suo amico per una specifica posizione. Questo non va inteso come una raccomandazione di amicizia un po' vista negativa all'italiana, ma nel momento in cui conoscete una persona che potenzialmente è adatta per quella posizione, all'azienda può essere solo che utile, perché si accorciano i tempi e avere una buona parola di una persona che lavora all'interno dell'organizzazione può essere solo che positivo. Infatti alcune aziende addirittura hanno un programma di premio, cioè quindi se quella persona che è stata consigliata viene poi assunta, c'è un bonus monetario per appunto incentivare il referral. Il quarto e ultimo consiglio, che secondo me è super efficace e con me ha sempre funzionato, è quello di andare a scrivere direttamente alla persona che deve assumere se è interessata a fare un colloquio con me. Come faccio a sapere chi è che sta assumendo? Ecco, qui ci sono due metodologie. Andando a riprendere la lista delle vostre aziende preferite, il consiglio è quello di andare ad aggiungere su LinkedIn molte delle persone che lavorano lì, che potenzialmente sono manager o comunque delle figure senior, e nel momento in cui queste persone dovranno assumere qualcuno perché una posizione si è aperta, state sicuri al 100% che loro metteranno un post su LinkedIn, appunto per far leva sul loro network. Ed è in quel momento in cui c'è appunto bisogno di una persona e voi potenzialmente vi sentite in grado di ricoprire quel ruolo che magari è
junior o comunque adatto alle vostre esperienze lavorative, di candidarvi direttamente con la persona. Quindi scrivere un messaggio del tipo: sono X, ho fatto XYZ, sarei interessato a lavorare con te o nel team o nell'azienda. A quel punto, poiché quella persona è interessata ad assumere il miglior candidato nel miglior tempo possibile, probabilmente sarà più incentivata a leggere i messaggi su LinkedIn, e se trova che il vostro profilo è interessante, state sicuri che il curriculum verrà letto e che poi quindi inizierete la parte del processo di assunzione. Questo potrebbe essere riassunto un po' di essere nel posto giusto al momento giusto. E questo mi ha permesso sicuramente più volte di fare dei primi colloqui con diverse aziende. L'altra metodologia per trovare persone che stanno assumendo è cercare su LinkedIn persone che nella loro fotoprofilo spesso c'è scritto tipo hiring now. Anche in questo modo potete cercare di scriverli e tentare, insomma, la vostra anche fortuna di trovarvi al posto giusto al momento giusto. Nelle varie fasi di questo processo, quindi nella revisione del curriculum, nella preparazione dei colloqui o comunque capire che cosa andrà a fare in futuro, conoscere qualcuno proprio di quel settore con più anni di esperienza può essere veramente una svolta. Questo perché vi può dare moltissimi consigli dettagliati, soprattutto per voi e nel settore a cui ambite. Io ho avuto la possibilità di avere diversi mentori che mi hanno dato moltissimi consigli e che sicuramente sono stati fondamentali poi nel crescere professionalmente, ma alcune volte il match tra il mentore e me non è stato perfetto, e per questo ho sempre desiderato avere un mentore tra virgolette perfetto, o avere accesso a quella persona che veramente, secondo me, secondo le informazioni che avevo, poteva darmi un aiuto concreto in quel momento. Per questo ho creato MentorFast, la prima piattaforma che mette in contatto mentori e professionisti con molti anni di esperienza con mentee e giovani lavoratori. Questo perché ritengo che scegliere il mentor che lavora nel settore in cui vogliamo e che matcha anche a livello valoriale quello che noi siamo possa essere un boost alla propria carriera enorme. Quindi se siete interessati a farvi rivedere il CV, aiutarvi nella preparazione di colloqui anche con persone con molta esperienza o costruire un rapporto di mentorship più lungo nel tempo, ho lasciato il link in descrizione per iscrivervi come mentor o mentee. Arriviamo all'ultima parte, cioè: ma quanti curriculum effettivamente devo mandare per avere le chance di ottenere il lavoro che voglio? Qui ho tirato fuori due esempi che ho trovato su LinkedIn di due persone che sono state licenziate a causa dei layoff e che hanno monitorato la loro esperienza nel cercare lavoro. Il primo è un senior product designer di Spotify che ha mandato 108 curriculum, ci ha messo 5 mesi per trovare lavoro e, come vedete dal grafico, ha ottenuto 28 primi colloqui, quindi una percentuale del 25% che è altissima, e alla fine ha ottenuto solo 3 offerte. Il secondo esempio è quello di un marketing lead in una tech sempre, che ha mandato la bellezza di 362 curriculum e ha ottenuto solo il 6% di primi colloqui, quindi 24, e alla fine ha ottenuto 2 offerte, quindi per avere un'offerta ha mandato 200 curriculum. Qui ci sono molte variabili sicuramente, quindi se voglio accettare il primo lavoro che mi capita, quanta fretta ho di trovare un altro lavoro, quanti soldi banalmente voglio chiedere e ambire, ma in tutto ciò, questo per darvi l'idea che due persone con tanti anni di esperienza e con un curriculum di tutto rispetto hanno dovuto mandare più di 100-300 curriculum prima di ottenere un'offerta lavorativa che era consona alle loro esigenze. Quindi se mandate 20 o 30 curriculum e nessuno vi risponde, state sicuri che è completamente normale. Il video finisce qui. In descrizione trovate il form del CV, l'iscrizione a MentorFast che è completamente gratuita, e se siete interessati ad altri video di questo tipo vi ricordo di iscrivervi al canale e mettere like al video.